Nella giornata di sabato 25 febbraio di scena, tutto il 29esimo turno del girone C di Serie C, spicca il 4-1 esterno del Catanzaro, frena il Crotone in casa mentre ottengono un successo di misura sia l'Audaci Cerignola che il Foggia, quest'ultimo vittorioso al Degli Ulivi contro la Fidelisandria per 1-0. A decidere il derby è Ogunseye all'ora di gioco. Schenetti scarica su Costa, cross sul secondo palo del 32 su cui arriva prima il disimpegno errato della retroguardia locale, poi il tapin vincente sotto porta dell'ex Modena che ribadisce in porta un suggerimento da parte di Peterman. L'Audace Cerignola si aggiudica il big match del Monterisi piegando per 1-0 il Pescara e trovando così la sua quinta vittoria casalinga nelle ultime 6 uscite. Il gol vittoria arriva al 23esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione di Ashik e porta la firma di Galo Capomaggio che opera una perfetta scelta di tempo in area e di testa insacca il suo primo centro con la maglia gialloblu. Dilaga la capolista Catanzaro, Almenti è 4-1 ai danni della Juve Stabia, avvio a sprombattuto dei calabresi che nel giro di 5 minuti sono già avanti di 2 col suo bomber, Iemmello autore di una doppietta, l'attaccante approfitta di uno svarione difensivo causato da Altobelli e non perdona col piattone destro, al quarto, al nono minuto dialogo Sunas Van de Putte, spunto e conseguente traversone del belga con la finalizzazione ancora dell'ex Foggia e Sassuolo che deve solo accompagnarla dentro. Non si accontenta la formazione di Vivarini che al 20esimo cala anche il tris con Biassi, il quale riceve da Sunas, bravo a rubar palla a Silipo, e batte Barosi siglando la sua seconda rete consecutiva dopo quella al Monopoli. Minuto 73, c'è spazio per il poker giallorosso. Grande combinazione tra Tentardini, Van de Putte e Brignola che si conclude con l'assist del terzo per il sigillo numero 10 in campionato dell'ex centrocampista del Vicenza. Rete della bandiera per le Vespe che giunge a 3 dal termine col bellissimo calcio di punizione di Scacca Barozzi che da posizione defilata va forte e teso direttamente in porta sorprendendo Fulignati. Non va oltre lo 0-0 la vice capolista Crotone che a Lezio Scida impatta contro la Turris. Squali al terzo pareggio consecutivo tra le mura amiche e con 64 punti all'attivo. I corallini tornano invece a muovere la classifica dopo 2 sconfitte ma scendono in terz'ultima posizione a quota 27. Riscatta la sonante sconfitta di Catanzaro il Monopoli vittorioso al Veneziani per 3-2 contro il Monterosi. Doppio vantaggio bianco-verde dopo 20 minuti. All'ottavo Fella riceve dal limite da Starita e trova una traiettoria incredibile e imparabile per Forte con la sfera che scheggia la traversa e si insacca alle spalle dell'estremo difensore. Il raddoppio è invece di Manzari, verticalizzazione di Vassallo e vincente incursione palla al piede del classe 2000 che si mette in proprio e la indirizza all'angolino. La riapre di Paolo Antonio grazie a un calcio di rigore trasformato al minuto 34 e conquistato da Capitan Piroli strattonato in area da Pinto sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Avvio di ripresa sprint da parte del team di Pancaro perché dopo soli 4 giri di lancette arriva il 3-1, punizione dalla destra di Pinto e testa di Moulet che stacca in modo indisturbato siglando così la sua terza rete in campionato. A 12 dal termine accorcia le distanze Tonin che su corner di Paolo Antonio si fa trovar pronto sul secondo palo su una corta respinta di Vettorel, in seguito ai tentativi di Piroli e Bittante mettendo a segno il suo primo centro in biancorosso. Allo stadio Viviani il Potenza supera per 1-0 il Taranto grazie ad una rete di Caturano. Sul calcio di punizione di Cittadino il capitano rosso-blu sfrutta una torre in area in corna di testa per il suo 14esimo gol in campionato al minuto 58. E 1-1 tra Viterbese e Picerno allo stadio Rocchi. Poco dopo l'ora di gioco è Polidori a sbloccarla, corridoio perfetto di Barilla che cerca e trova l'attaccante bravo a calciare di prima intenzione col mancino. Ceccarelli beffa i laziali trasformando un calcio di rigore in pieno recupero su cui Bisogno riesce solamente ad intuire l'angolo.
Con lo stesso risultato pareggiano al Guaria di Agropoli Gelbison e Giuliano nel derby. Tutto campano, vantaggio degli ospiti con Pozziello che a 5 dal termine del primo tempo sfrutta a dovere un traversone dalla destra di Iglio battendo Anatrella con una precisa conclusione sotto la traversa. La risposta dei cilentani arriva grazie a De Sena. Nunziante premia la sovrapposizione di Gilli, crossa il difensore e destro, prima vagante di Fella poi vincente dell'ex Prosesto che la riprende all'ottantesimo. La Virtus Francavilla torna a vincere in trasferta a distanza di più di un anno dall'ultima volta, lo fa espugnando il Partenio Lombardi di Avellino. A regalare i tre punti ai pugliesi è Murillo, imbucata di caporale, sponda di petto di Paterno e volé del brasiliano che si coordina splendidamente trafiggendo pane al 17°. Primo successo nella sua storia al Francioni di Latina per il Messina che si impone per 2-0. Al minuto 27 Ferrara la sventaglia in profondità, Perez e Kragl dialogano in mezzo al campo, Marino finalizza superando Tonti con un destro chirurgico. Al 69esimo chiude definitivamente i giochi Trasciani che su calcio di punizione battuto da Kragl la mette dentro di testa anticipando la difesa nerazzurra e siglando così la sua prima rete stagionale.